oggi che la emergenza più drammatica della riserva era l'erosione marina, oggi di emergenze ne abbiamo due, sempre di erosione, una l'erosione marina e l'altra è l'erosione progressiva da cemento, perché nessuno verrà a dire domani di fare una lottizzazione giù, ma l'erosione progressiva da cemento sì, oggi una cosa, oggi un pezzettino, domani un altro pezzettino, dopodomani un altro pezzettino. Pietro D'Angelo, ex presidente della riserva Sentina, lei ha parlato in conferenza stampa di erosione marina come rischio, ma anche di erosione progressiva da cemento, cosa intendeva? Intendo che con questo emendamento approvato in regione e voluto da un politico locale che ha altri obiettivi, secondo me, che la valorizzazione ambientale dell'area, significa che oggi l'emergenza più grande era l'erosione marina, è stata affiancata da quella che io ho sempre definito un'erosione progressiva da cemento, cioè nessuno andrà a dire domani facciamo una lottizzazione in riserva, ma un pezzettino alla volta, cambiando, limando le zonizzazioni, gli interventi, si andrebbe ad una erosione progressiva da cemento, che è una vera e più pericolosa erosione di quella marina. Voi avete avuto delle, delle dichiarazioni in difesa da parte di Marinucci e De Verdi in generale del Comune, però chiedete anche degli atti concreti magari nel prossimo Consiglio Comunale? Sì, noi questo è un comitato che è nato grazie a Ambiente e Salute nel Piceno, di convogliare tutte le associazioni ambientaliste del comprensorio e io le estenderei anche le altre associazioni. Io faccio appello anche ad esempio al Circolo di San Benedettesi, perché la Sentina è un bene di tutti i cittadini, non solo degli ambientalisti, e che ci aiutino tutte le associazioni a difendere questa area dopo 40 anni di duro lavoro degli ambientalisti del Piceno per salvarla dal cemento. È chiaro che noi chiediamo a tutti i politici, non solamente a quelli che ha nominato lei, ma a tutti i politici, quelli che si sono distratti in regione. Io uso questo eufemismo, l'assessore Canzian, l'assessore Donati, il presidente Spacca, con i quali io avevo parlato personalmente, che conoscevano la problematica, a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale di San Benedetto e di Ascoli, affinché, come hanno detto tutti, mi sembra di aver ascoltato tutti i componenti dell'associazione ambientaliste, che all'indignazione, alle parole seguino atti amministrativi. Le problematiche se no non si affrontano, e comunque la cosa che deve far riflettere, questa la dico, è tutti si devono chiedere, al di là dei comunicati stampa di sezioni di partito o di quant'altro, che il quesito che si devono porre è questo: perché si è smantellata una struttura che funzionava, che aveva fatto arrivare quasi 3 milioni di euro per rivalorizzare quell'area? Perché si è smantellata una struttura che funziona? Non per un fatto economico, come era stato preso come alibi all'inizio per far passare questa legge, perché i soldi sono gli stessi. Non per un contrasto con l'amministrazione, come ho letto recentemente dalla lettera che il Comune di San Benedetto ha mandato in Regione, che non c'è stato mai contrasto tra il comitato di indirizzo e l'amministrazione comunale. Allora, se tutto andava per il meglio, perché smantellarlo? Evidentemente qualcuno ha altre mire, altri interessi, altre priorità.